Che sia in casa o al ristorante, in famiglia o con amici, la vigilia di Natale, così come il Natale stesso, esalta le tradizioni culinarie teramane, piatti a base di carne, pesce, il giusto abbinamento con vini della nostra terra, dolci e il brindisi con le bollicine. 6 abruzzesi su 10 trascorreranno la vigilia al ristorante, scegliendo di restare in famiglia, 9 su 10 per il giorno di Natale. E per la vigilia, come vuole la tradizione, il pesce, il protagonista delle nostre tavole, in pescheria, complice anche il bel tempo di questi giorni, ogni ben di Dio, da trasformare e da portare a tavola. Ma cosa propongono i ristoratori per la vigilia? Baccalà mantecato nel freddo, gratinati, polpettina di tonno con una salsa di pistacchio, e poi abbiamo preparato un po' di seppie patate, così, le panocchiette che non mancheranno. E anche la zuppa di pesce, ve l'ho detto, il guazzetto. Sì, abbiamo preparato anche dei guazzetti perché ci sono stati richiesti per l'asporto, quindi guazzetti, grigliate, un po' di tutto, anche qualche fritturina, chi magari non ama mangiare tutto. Sì, un gnocco particolare con il sughetto, soglia alla fresca e vongole, bianco. E per secondo abbiamo preparato degli scampi al rosmarino. Chi ha scelto di restare a casa si è affidato alle sapienti mani di chi sa garantire un asporto di qualità, e chi non ama il pesce è comunque accontentato per una vigilia ricca di sapori. Lo spaghetto alla chitarra, la tagliatella, lo gnocco, la grigliata mista di carne, dunque c'è l'alternativa. Sapori della tradizione e vini che esaltano i piatti portati a tavola. Bere spumanti, possibilmente spumanti italiani, e nella nostra occasione spumanti abruzzesi. Chi fa una vigilia a base di pesce sicuramente i vini bianchi, e in Abruzzo abbiamo il trebbiano e la passerina che si sposano molto bene con questi piatti. Chi invece predilige piatti di carne, il montepulciano, o se ci fosse ancora in giro, un po' di cerasuolo. Cerasuolo negli ultimi anni veramente ha avuto un boom. È un vino che si presta bene sia con la carne e sia con certi piatti di pesce, come un brodetto o come dei fritti. Sulle tavole non può inoltre mancare il dolce la sera della vigilia: panettone, pandoro, calcionetti e sfogliatelle. Ma secondo me il panettone classico vince sempre su tutti, ma sicuramente i dolci della tradizione teramana e abruzzese, sfogliatelle, calcionetti e bocconotti, e per chi è di Mociano il libretto di fichi. E per il brindisi una proposta accattivante che mette al centro dell'attenzione la prima bollicina prodotta in Abruzzo. Farò nel metodo classico, che quest'anno festeggia i 40 anni di spumantizzazione. Siamo stati dall'83 insomma che spumantizziamo, e noi abbiamo la versione sia bianca fatta con la passerina, sia quella rosata che è più frivola, fatta col sangiovese, e quindi è sicuramente una bollicina ideale per brindare durante le feste. That's the jingle bell.